seconda Pasqua che viviamo in tempo di guerra, ma la prima dove possiamo dire che siamo usciti dall'emergenza del Covid, quindi c'è sempre un po' di speranza. Per noi cristiani la speranza è la prima cosa, perché ci prepariamo a celebrare la risurrezione di Cristo e quindi non possiamo che guardare avanti, anche perché la risurrezione di Cristo ci invita veramente a guardare avanti, nonostante tutto, nonostante le difficoltà. Ci pone delle domande: se noi stiamo veramente vivendo in questa direzione, se stiamo camminando per rispondere a questo dono che Dio ci fa attraverso la sua risurrezione, quindi se siamo pronti a costruire quella pace o accogliere meglio quella pace che Lui ci dona, perché possa diventare per noi un punto di riferimento costante nella nostra vita di ogni giorno. Una settimana di digiuno, di preghiera, come possiamo vivere, cosa dobbiamo ricordare a tutti? Sono piccoli gesti che noi possiamo compiere, che esprimono un atteggiamento interiore che dobbiamo fare nostro, e in maniera particolare il Venerdì Santo, perché è il giorno in cui noi celebriamo la passione, la morte del Signore, e vogliamo quindi accogliere questo dono che Lui ci fa, tenendo presente che abbiamo bisogno di un controllo maggiore della nostra vita, perché dobbiamo essere noi i signori del nostro corpo e non lasciarci guidare dal nostro corpo, perché molte volte purtroppo ci sono tante piccole cose a cui non sappiamo rinunziare e che finiscono per comandare su di noi. Dovremmo essere noi ad avere la possibilità di dire no, questo o in questo momento forse non è opportuno farlo, questo adesso è meglio che non lo mangio perché non mi serve, è superfluo. Penso che questi piccoli gesti possono aiutarci a vivere questa realtà di dominazione su di noi. Cosa possiamo ricordare anche in via di appuntamenti? In questi giorni dobbiamo considerarli come se fossero un unico grande giorno, a cominciare dalla celebrazione della Cena del Signore, che poi continua con la passione del Signore. Tra l'altro queste due celebrazioni sono veramente legate intimamente, perché il venerdì la Chiesa non celebra l'Eucaristia. Tutti coloro che parteciperanno alla solenne azione liturgica e faranno la comunione con l'Eucaristia del giovedì. Si può fare una celebrazione del venerdì senza aver fatto quella del giovedì, proprio per indicare questa unità profonda. E poi la veglia pasquale, il sabato notte, che evidentemente ci proietta nella risurrezione del Signore. Resurrezione un po' per tutti noi, una rinascita per tutta la nostra comunità e non solo. Questo è l'augurio che vogliamo fare a noi e a tutti coloro che sono attorno a noi, di poter vivere questa Pasqua di Cristo come una Pasqua di vita nuova, una Pasqua che ci invita veramente a guardare avanti per costruire la nostra vita stessa, la vita di tutti coloro che gravitano attorno a noi e della società tutta. Buona Pasqua a tutti, che sia veramente la Pasqua di vita nuova, di risurrezione. Lo auguro a tutti i parrocchiani, ma anche a tutti coloro che attraverso Video Sicilia possono avere la possibilità di ascoltare questo messaggio.